Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di presentazione di Juan Cabal. Cominciamo con la prima domanda dalla piattaforma Juventus e proseguiamo poi con le altre domande. Prego. Ciao Juan, Simone Di Noi, Juventus.com. Sono passate all'incirca 3 settimane dal tuo arrivo qui a Torino e quindi ti chiedo come sono andati questi primi giorni in bianconero e che sensazioni hai avuto dagli allenamenti quotidiani con mister Thiago Motta e con i nuovi compagni. Grazie. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Buongiorno. Muy feliz, muy contento. Sono davvero contentissimo di essere arrivato in questa squadra. Per me è davvero un sogno poter essere arrivato in una delle squadre più grandi in Italia e nel mondo. Ho lavorato davvero tanto già da questa prima settimana, per poter riuscire a realizzare il mio sogno, che non è solo arrivare alla Juve e fermarmi solo un anno. Il sogno è quello di diventare un giocatore importante come lo sono stati giocatori come Chiellini, Bonucci, Cannavaro. Voglio diventare un giocatore davvero importante per la Juve. Buongiorno Juan, Marco Venditti, Signore Mia Calcio News. Con le tue caratteristiche di giocatore, cosa pensi di poter dare alla Juventus? Grazie. Quiero aportar todo mi talento. Ma voglio portare alla Juve tutto il mio talento. Quiero aportar mi ser, mi persona. Vorrei anche portare quello che sono come persona, sia nel campo dove cercherò di fare il meglio, ma anche fuori. Cercherò di fare davvero tutto quello che posso per questa squadra. Qualsiasi cosa che il mister voglia che io faccia, lo farò e cercherò di migliorare su tutti i fronti. Buongiorno, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Se dovessi descriverti, come ti racconteresti? Cioè, che tipo di giocatore sei e se hai citato appunto Cannavaro, Chiellini, Bonucci, se hai avuto un punto di riferimento nella Juventus del passato? Sì, come... Se mi scrivo una sola parola, credo che... Se dovessi usare una sola parola, forse sarebbe resilienza. Ho lottato davvero tanto per questo mio sogno e in molti hanno visto che avevo già la maglietta della Juve fin da piccolo e quindi da allora ho sempre inseguito questo sogno di arrivare alla Juve. E quando sono arrivato in Italia ho sentito che ero sempre più vicino a questo sogno e grazie al cielo, grazie a Dio, sono riuscito ad arrivare qua. Ho diversi riferimenti, per esempio Cuadrado, Cristiano, Alessandro, sono vari i giocatori che sono passati da questa squadra. Io voglio essere uno di quelli, che sono passati ma che sono poi rimasti nella storia. Voglio davvero fare la storia della Juve. Ciao, buon pomeriggio, Giovanni Albanese, Sport Italia. Senti, probabilmente per questo sogno che hai descritto mi risulta tu sia stato fondamentale per indirizzare la trattativa con la Juventus, considerato che eri vicino all'Inter. Quando hai saputo della Juventus e come hai deciso, cioè come hai comunicato la tua decisione per chiudere la trattativa con la Juve? Una decisione che davvero era legata molto al mio sogno, non solo il mio ma anche quello della mia famiglia e anche a quello della società. Non volevo andare in un'altra società, non voglio parlarne perché so che anche l'altra società è una grande squadra, ma il mio sogno era venire qua e lottare per questa squadra e questa maglia. Buon pomeriggio Cabal, Simone Nasso, Oggi Sport Notizia. Tu sei il secondo calciatore colombiano nella storia della Juventus, almeno per quanto riguarda la prima squadra. Prima di te solo Juan Cuadrado, che ha vissuto 8 anni a Torino per poi trasferirsi all'Inter. A tal proposito ti chiedo se hai avuto modo di sentirlo in queste settimane e più in generale se c'è un calciatore colombiano che ha giocato in Serie A che ti ha ispirato particolarmente nel tuo percorso di crescita. Grazie.
No, son muchos los jugadores. Sono diversi i giocatori che mi hanno ispirato, i giocatori colombiani, perché ho la fortuna di ho avuto la fortuna di poterli vedere giocare, ho giocato e anche condiviso il campo con molti di loro, ne conosco diversi che sono anche dei grandi giocatori fuori dal campo e mi hanno aiutato a crescere. Per esempio Zapata, io l'ho incontrato e mi ha aiutato molto nel mio percorso di crescita. E ho parlato sì con Cuadrado, ci siamo scambiati qualche parola, mi ha detto che avevo preso la decisione giusta perché non c'era nessun'altra squadra come questa. Buon pomeriggio, Andrea Bargione, Juventus 24. Ti chiedo, i primi giorni di ritiro con Thiago Motta, che impressione hai avuto del mister e che lavoro ti ha chiesto in particolare? Grazie. Me pidió que disfrutara de todo esto. Ma mi ha detto innanzitutto di godermela, devo dire, mi ha chiesto di continuare a essere me stesso, certo di cercare di diventare un giocatore migliore perché il talento a volte non è sufficiente, bisogna lavorare ogni giorno e ogni giorno ci sono cose nuove su cui lavorare e di essere lui è una persona corretta, è stata sempre un giocatore molto bravo e questo sono sicuro che mi aiuterà per imparare a capire molte cose in più su di lui e su di me. Buongiorno, ciao, sono Marco Bo, Tutto Sport. Volevo chiederti questo, da piccolo qual era il giocatore che ti piaceva di più? Se preferisci giocare centrale oppure terzino, quindi sulla fascia, e che cosa ti ha colpito di questo calcio moderno un po' diverso di Thiago Motta? Grazie. Jugador que más tra i giocatori che ammiravo da più giovane è Marcelo, il laterale sinistro del Brasile, ma poi ne conosco molti altri, ne ho visti tanti nel tempo e ho anche raccolto informazioni su di loro perché è fondamentale guardare i giocatori bravi cosa fanno e cercare di ripetere. Quello che mi ha sorpreso di più di Thiago Motta è quella fiducia che ti dà, perché è importante per un giocatore che arriva in una squadra come questa sentire quella fiducia, no? E poterti aprire, essere te stesso, mostrare le tue qualità. E finora ho sentito proprio questa fiducia da parte sua e in queste due amichevoli l'ho sentita e penso che continuerò a sentirlo e voglio dimostrare tutto ciò nelle prossime partite. Ciao, buon pomeriggio. Tutti e due. Ciao, buon pomeriggio, Cristiano Corbo, calciomercato.com, il bianconero. Baroni ha detto una frase molto particolare su di te. Mi piacerebbe che Cabal credesse in se stesso quanto io credo in lui. Quanto è aumentato il tuo livello di consapevolezza da quando hai firmato con la Juve? Grazie. Credo che già lo tenia da Verona. Sì, forse ce l'avevo già a Verona e penso davvero che sia importante credere in se stessi, perché se tu stesso non credi in te stesso, appunto, come possono crederci gli altri, no? Devi comunque avere la fiducia che tutto andrà bene. Certo, sono cresciuto molto perché non è stato facile questo percorso che mi ha portato in Italia. Mi sono comunque abituato a questo nuovo calcio, al campionato italiano. Credo che adesso lo conosco abbastanza bene per poter mettere in campo il mio talento e lo voglio fare per la Juve. Juan, sempre Simone Di Noi, Juventus.com. Martedì hai giocato la prima partita all'Allianz Stadium con la maglia della Juve. Sappiamo che sei tifoso bianconero, l'hai detto anche prima, da quando sei piccolo. Che emozioni hai provato e cosa ti hanno trasmesso i tifosi? Grazie. Hasta ora non... Todavía estoy en el, ma, es como llego a la mi sede, sento camerino, ancora un po' stranito, no? Quando entro nello spogliatoio dico ancora wow, sono proprio qua insieme ai grandi giocatori che sono passati e che ci sono adesso. Sono ancora molto sorpreso e molto felice di tutto quello che sto scoprendo, di come mi hanno accolto allo stadio, tutto questo affetto da parte dei tifosi, ma anche dalla società.
dallo staff e da tutti, e la mia intenzione è di restituire altrettanto, dare indietro sul campo tutto quello che potrò per restituire, appunto. Ciao Juan, buongiorno, Guglielmo Buccheri, La Stampa. E la tua è una bella storia, no, da raccontare, sotto certi punti di vista anche, tra virgolette, un po' incredibile. Cioè, tu a gennaio ti sei preso il Verona e in pochi mesi sei qui alla Juventus. Ecco, ti chiedo, guardando al futuro immediato, cioè a livello umano, non tecnico, cioè che qualità pensi che un ragazzo di 23 anni adesso debba avere per non soffrire di vertigini? Un po' l'hai accennato prima, parlando dell'autostima, cioè della stima che hai in te stesso, della fiducia che hai in te stesso. Grazie. Questo è più di mentale. Si tratta più di qualcosa di mentale, no? Nel calcio si soffre tanto, ci sono cose che possono piacere, cose che no, ma c'è molto anche di mentale. Bisogna essere forti a livello psichico, appunto mentale, per poter appunto avere fiducia in se stessi e crescere piano piano, sia come persone sia come calciatori. E oggigiorno penso che, a prescindere dal calcio, nel quotidiano sia necessario essere molto forti e solidi. Buon pomeriggio Juan, Nicola Mondavalli, Mola TV. Io ti chiedo un po' un bilancio di questo 2024, è l'anno in cui arrivi alla Juventus, arrivi da una piazza calorosa come Verona e sei cresciuto in un ambiente qual è quello dell'Atletico Nacional, a casa tua appunto, che è una piazza molto molto importante. Cosa vuol dire arrivare alla Juventus a 23 anni? Te lo chiedo anche in ottica nazionale, dove nel 2024 è arrivata la prima convocazione. Che momento è questo? Cosa può voler dire la Juventus nella tua carriera oggi? Grazie. Stare nella Juve, mia carriera è... essere arrivato alla Juve è la cosa più bella che mi sia successa nella carriera. Non ho neanche le parole adatte per descrivere cosa sto provando. Non so come esprimere, se non wow, sono qui davvero. Non riesco neanche a smettere di piangere a volte, e non riuscivo a smettere quando mi hanno chiamato per confermarmelo. Non riuscivo neanche a dormire, volevo solo fare la valigia e partire e venire qua il prima possibile, perché appunto è una gioia che tra l'altro non è solo mia, ma di tutta la mia famiglia, della mia compagna, di tutte le persone che mi hanno accompagnato con energia positiva affinché io crescessi. Io sono una persona semplice, tutto ciò mi riempie tantissimo il cuore e voglio continuare appunto così, e voglio restituire tutto questo. Sì, Johnny Albanese, Sport Italia nuovamente. Senti, ti chiedo dal tuo punto di vista chi sono oggi i leader di questa Juventus, chi sono i riferimenti che stai trovando per inserirti all'interno del gruppo? Grazie. Dentro il camerino credo che... Ma nello spogliatoio penso che sia chiaro, si sa chi sono i leader e il capitano in particolare, ma in realtà siamo tutti leader, soprattutto in campo, siamo tutti leader perché andiamo tutti verso uno stesso obiettivo. Non credo che dovrò trovare un modo per intrufolarmi o entrare, perché sono cose che si guadagnano con il lavoro di ogni giorno, abbiamo lo stesso obiettivo e tutti lavoreremo al fine di poterlo conseguire. Quindi penso sì che siamo tutti leader allo stesso modo. Sempre Marco Venditti, Signore Mia Calcio News. Cosa ti dicono in Colombia i tuoi amici, i tuoi parenti di questa avventura in Italia, in modo particolare alla Juventus, che la Juventus è conosciuta un pochino in tutto il mondo, specialmente in Colombia, in Argentina, insomma in Brasile. Grazie. Todos quieren que mande bultos de camisa. Vogliono tutti che gli mandi delle magliette, le mie magliette, in grande quantità, in pacchi. Sono tutti contenti. C'è anche una bella atmosfera con i compagni qua. C'è un'energia davvero bella che quando arrivi in una squadra nuova non sai mai, no? Sei il più piccolo, l'ultimo arrivato e non sai. Invece ti fanno già sentire parte della squadra da subito. Mi sono sentito così, e questo penso che sia davvero importante, no? Che io possa essere felice e di conseguenza poter mandare tutte quelle magliette in Colombia. Bene, grazie Juan, e invito il nostro Managing Director Football a salire.
Grazie a tutti. Grazie, ciao.